Si è tenuto nei giorni scorsi a Monfalcone un convegno sulla toponomastica femminile. Ne è emerso che strade, vie e piazze intitolate a donne sono ancora una minoranza, ma alcune associazioni hanno formulato proposte per colmare questo divario. Ce ne parla Maurizio Mervar. Nelle fertili campagne che si estendono tra Monfalcone e Staranzano si snoda quasi inosservata via Ondina Peteani. Lunga poco più di 300 metri, a percorrerla sono i frequentatori della piscina che si trova proprio all'incrocio con via Capitello del Cristo, capitello peraltro ancora esistente e ben conservato. Ondina Peteani, nata a Trieste nel 1925, lavorò come operaia nei cantieri di Monfalcone e dopo l'8 settembre del 43, a soli 18 anni, si unì alla Brigata Proletaria formatasi a Ronchi, la prima brigata partigiana in Italia. Imprigionata dalle SS, venne inviata ad Auschwitz e poi a Ravensbrück, ma riuscì a fuggire. Una donna coraggiosa, una ragazza che in tempi molto difficili fece delle scelte molto difficili e pagò le conseguenze di questa scelta in modo estremamente serio. Avevamo anche progettato di intitolare alle staffette partigiane delle altre donne molto coraggiose che diedero un contributo fondamentale alla causa della nostra libertà, una via, uno spazio, perché ritenevamo che questi segnali dovessero essere lanciati alla nostra comunità e speriamo che questo segnale venga raccolto dalla nuova amministrazione. La pittrice monfalconese Olga Colautti, nata nel 1898, fu cristiana devota, tanto da entrare nell'ordine terziario francescano. A lei è dedicato il giardino antistante al cimitero di via 24 Maggio, giardino che ospita il monumento ai caduti sul lavoro. Alcune sue opere sono ancora oggi presenti nelle chiese dell'Isontino e al santuario della Marcelliana a Monfalcone troviamo l'Educazione di Maria Vergine Bambina, che riceve dalla madre Sant'Anna i primi precetti di fede. E sempre alla Marcelliana, la scultrice monfalconese Marianna Pascoli, nata nel 1790 e allieva di Antonio Canova, raffigura se stessa assieme alla sorella Luisa in devota preghiera sulla tomba della madre. L'opera è del 1836, 17 anni prima, nel 1819, lo stesso Canova dedicava a Marianna un ritratto che testimonia la loro fervida relazione. Nel 2011 avevamo iniziato un percorso per intitolazione di uno spazio pubblico alle sorelle Pascoli che a cavallo tra il 1700 e 800 erano importanti per la bisiaccaria. Soprattutto la Luigia, la più piccola delle due sorelle, definita come una delle prime storiche dell'arte al femminile. La risposta è stata che non c'erano spazi pubblici da dedicare a una donna. A Trieste, come in Friuli, come nel resto d'Italia, la percentuale di spazi dedicati a donne è pochissima, è bassissima, si aggira tra 2-3%. Questo è un problema di equità, se vogliamo, ma soprattutto un problema per le ragazze che non hanno modelli di riferimento. Crescono abituati a leggere nei libri di storia, a vedersi circondati appunto da figure importanti che sono tutte maschili. Quindi sorge la necessità di riempire questo gap, iniziando dagli spazi pubblici. Qui a Trieste pensiamo ad esempio alle enormi possibilità che si aprono con la ristrutturazione di Porto Vecchio, auditori, vie. Insomma, abbiamo grandi speranze.